Raccontare la storia attraverso lo sport e i suoi protagonisti per trasmettere ai giovani valori come impegno e sacrificio. Marino Bartoletti, giornalista e conduttore, ha presentato a Pietra Stornina il suo ultimo libro, La partita degli dèi. A dialogare con l'autore, il presidente del circolo socio-culturale Petra Sturmilia, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nelle vesti di intervistatore. La partita degli dèi racconta di un match cui tutti sognano di assistere tra grandi calciatori come Pelé, Cruyff, Maradona, Vialli e tanti altri. Un racconto originale e appassionante per chiunque voglia vivere o rivivere le emozioni del calcio di un tempo. Vi dovrete fidare della mia testimonianza perché questa partita l'ho vista solo io, assieme a un signore vestito di bianco di cui non rivelerò mai il nome. Però è una partita paradisiaca nel vero senso della parola, fra questi dei del calcio che sono nel luogo, che poi è il paradiso. E qualcuno ha pensato come sarebbe bello vedere in un campo ideale Pelé da una parte, Cruyff, Vesta, Puskas, Di Stefano, cioè i grandi stranieri del calcio mondiale che non hanno mai giocato in Italia, contro una squadra fatta di stranieri che hanno giocato in Italia, a cominciare da Diego naturalmente e poi tutti i grandi italiani, partendo da Valentino Mazzola fino a Vialli, che è l'ultimo che ci ha lasciato. Quanto è diverso il calcio che lei racconta in questo libro rispetto a quello che vediamo oggi? Quanto è diverso il mondo rispetto a quello che viviamo oggi. Questo è un calcio che ho vissuto con giocatori, calciatori, amici che ho conosciuto e di cui voglio rivelare soprattutto la parte umana, anche quelle più drammatiche, perché non ci sono soltanto i grandi campioni che possiamo immaginare, ma c'è anche in questa squadra, in questa partita, Stefano Borgonovo che è morto di SLA, o Andrea Fortunato che è morto di leucemia a 23 anni, o Agostino Di Bartolomei che se n'è andato per sua scelta prima dei 40 anni. Mi piace pensare che in questo calcio paradisiaco ci sia una carezza che la vita a molti di questi ragazzi non ha fatto. Non è un'operazione di nostalgia, però dato che a quel calcio sono più affezionato che a quello attuale, penso proprio che fosse giusto rendere omaggio a questi amici, amici con la A maiuscola che ho frequentato. Legame con l'Irpinia non è la prima volta che lei viene qui, è anche un legame con il ministro dell'Interno. È un legame con una terra che amo molto, che ho frequentato per motivi professionali quando l'Avellino si batteva alla pari con le altre grandi del campionato, quindi parliamo di qualche annetto fa, e certamente c'è un'amicizia importante con quello che adesso è il ministro dell'Interno, ma che per me è sempre stato Matteo, una persona a cui ho sempre voluto bene e che ho sempre stimato. È la terza volta che vengo qui, mi diverte questo ruolo invertito del ministro che fa l'intervistatore, di Matteo che fa l'intervistatore e io che faccio l'intervistato, vediamo che ne viene fuori.